abbiamo affrontato negli scorsi video i metodi di progressione di serie, ripetizioni e carico. Cosa ci resta? Ci resta da affrontare un metodo di progressione molto usato da alcuni atleti della old school training, che è il metodo di progressione sugli esercizi, sulla difficoltà degli esercizi. In particolare affrontiamo oggi l'ampiezza del ROM, ROM, Range of Motion, ampiezza di movimento. Alcuni pesisti della old school training usavano pesi di una certa intensità per un range of motion, per un ROM basso, lieve, piccolino. Poi, man mano che progredivano nelle settimane, aumentavano il ROM, aumentavano l'escursione articolare, rendendo così l'esercizio più difficile. In tal modo riuscivano a progredire nell'allenamento. Un esempio lo abbiamo con alcuni pesisti della old school training che si allenavano col quarto di squat e man mano di seduta in seduta aumentavano il ROM, si abbassavano, quindi aumentavano il ROM per rendere più difficile l'esercizio. Iniziavano con un peso elevato che gli permetteva di compiere solo un quarto di squat per poi aumentare il ROM. Ad esempio entravano in una buca, eseguivano lo squat e poi giorno dopo giorno aumentavano l'ampiezza, la profondità della buca per poter progredire in questo esercizio. Lo stesso discorso tu lo puoi fare anche ad esempio nella panca, nelle distensioni sul panca piano con bilanciere, dove le cosiddette board, no? Le tavolette di legno che posizioni sul tuo petto, di seduta in seduta cerchi di abbassare queste tavolette piuttosto che farlo nello squat, dove userai i fermi di sostegno nel rack. I contro di questa tecnica sono che i fautori sostengono che allenando il muscolo in un dato in un'andata escursione articolare, ebbene il muscolo diventa più forte nell'escursione articolare prossima, immediatamente prima e dopo. Questo è vero in modo parziale, perché soprattutto nei grossi multiarticolari entrano in gioco diverse catene cinetiche muscolari, diverse catene muscolari in diverse angolazioni dell'esercizio, in diversi step dell'esercizio. Ad esempio possiamo pensare che più in basso si scende nella profondità dello squat, più entrano in gioco bicipiti femorali, glutei, eccetera. Quindi se io miglioro di forza nel quarto di squat, non è detto che quella forza che ho acquisito in quel movimento la posso riportare poi nella successiva ampiezza del ROM. Quindi puoi usare questa tecnica, sì, con alcuni accorgimenti. Ad esempio, provala per poche settimane nella panca, nelle distensioni su panca piana, con bilanciere, con le board. Usala di meno con alcuni esercizi un po' più difficoltosi, come può essere lo squat con bilanciere. Prova, lasciami il tuo feedback e se questo video ti è piaciuto, clicca mi piace e condividilo fra i tuoi contatti. Aiutami a far crescere la pagina. Grazie e ci vediamo nel prossimo video, dove affronteremo un altro metodo di progressione degli allenamenti. Ciao, alla prossima!